Carissimi ascoltatori di Radio Smeraldo, siamo tornati con questo primo appuntamento di Quattro Chiacchiere con, e oggi ho qui con me un ospite d'eccezione, Francesco Zecchini. Ciao! Ciao, ciao a tutti. Buonasera, come stai? Bene, bene, sono in montagna, quindi sto benissimo. Bene, ottimo. E vediamo, come ti sei ripreso da questa esperienza che hai vissuto? Sei stato un grandissimo protagonista. Allora, oddio, non parliamo di lavoro in miniera, quindi riprendersi un parolone forse anche eccessivo, però diciamo che alla fine ero un po' stanco, un po' stressato, quindi l'avere staccato da tutto era mai servito personalmente, quindi conosco i miei, chiamiamo colleghi che sono ancora lì, che sono abbastanza, insomma, non è facile non interrompere un percorso, perché sono di pausa, quindi dopo 3-4 mesi lì dentro mi è fatto bene un po' fare le mie cose, insomma, tornare a lavorare tranquillamente, che è la cosa che avevo un po' tentato, insomma, mi sono anche quasi pentito. E quindi come descriveresti questo percorso con un aggettivo? Tre, dai, tre, tre. Sì. Sei stato molto diverso dal tipico corteggiatore, no? Nel senso, cioè, solitamente durante anche gli altri troni ci sono stati, diciamo, delle piazzate, delle scenate, chiamiamole così nel senso buono, no? E sei stato molto diverso, molto particolare. Secondo te ha giocato a tuo favore per quanto riguarda tutti i fan che adesso hai o comunque persone che ti apprezzano? Insomma, per parlare ancora un attimo del programma, no? Un commento a caldo su Sonia, mamma mia che tronista, un pezzo da 90. Benissimo. Ottimo. E come ultima domanda volevo chiederti se ci sono dei progetti futuri. Non so a questo punto se ci sono dei progetti ancora in TV. Ma guarda, ti dico, io però sto facendo
nella mia vita tranquillamente. In televisione penso che non ci sarà niente, non lo so cosa potrà capitare, cioè la vita è imprevedibile, come io non avevo fatto nessun provino per partecipare a Uomini e Donne, ed è capitato, magari può capitare domani. Pronto a valutare tutto, ma comunque con i piedi dentro, per terra, che la mia vita è altro. Dovesse capitare, ben venga, comunque è tutto bello, cioè è una cosa molto strana e ti dà anche un senso di novità nella vita. Quindi dovesse capitare qualcosa, pronto a valutare qualsiasi cosa, insomma. Benissimo, io ti ringrazio per essere stato su Radio Smeraldo e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la vita. Grazie mille, siete gentilissimi, mi ha fatto piacere e un abbraccio, grazie Ciao Francesco, un abbraccio. mille. Ciao, 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 ciao. Un trono seguitissimo, quello di Claudio, dove ci sono state due personalità molto diverse. Io Francesco non mi sono mai sentita di disprezzarlo, anzi, e lo ringrazio ancora per essere stato in mia compagnia. Quest'anno purtroppo sono molto di parte, ve ne renderete conto. E ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Quattro Chiacchiere con... Ciao ciao!